Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Siamo inseriti in questa 30ª domenica del tempo ordinario e la liturgia della parola, soprattutto nel Vangelo, ci mette di fronte a due figure. La prima figura, quella del pubblicano, la seconda figura, quella del fariseo. Il fariseo, sicuro della sua adesione alla legge, e quindi fa un elenco di quelle che sono le cose che la legge prescrive: non sono adultero, non sono ingiusto, non sono ladro. E nello stesso tempo, quindi, ecco, quasi monta in una sorta di superbia spirituale. Il pubblicano invece è sicuro della sua povertà, di essere povero e di essere fragile, e chiede perdono quindi a Dio di questa povertà e di questa fragilità. Il primo innanzi nel tempio, l'ultimo invece il pubblicano dietro a chiedere perdono. E Gesù dice: quale dei due sarà giustificato? È giustificato il pubblicano. Ogni qualvolta noi ci troviamo di fronte ad una sorta di superbia spirituale che può attaccare tutti. Ecco, siamo di fronte al fariseo. Il fariseo, appunto, è il feriushim, così come ci dice la tradizione ebraica, è l'applicatore della legge, ma in maniera fredda, non in maniera, appunto, dovuta. E allora è colui che in un certo qual senso si sente sicuro della legge, rinchiude la sua insicurezza nella sicurezza invece di una norma che, seppur sana e santa, però resta sempre una norma. Il pubblicano invece è colui che in un certo qual senso esce fuori di sé e, uscendo fuori di sé, dice appunto della sua povertà, dice della sua condizione umile. È la logica del Magnificat, come la Vergine Santissima dice in questo alto poema del Vangelo: il Signore abbassa i potenti dai troni e invece innalza gli umili. E il fariseo, appunto, si sente potente, si sente forte e si sente sicuro, e non capisce, non comprende che anch'egli è peccatore ed è limitato, ciò che invece fa il pubblicano. Allora, posponiamo questa esperienza che Gesù ci mette di fronte in questa domenica nelle nostre assemblee liturgiche, nel nostro essere Chiesa. E soprattutto, ecco, pensiamo che solo attraverso una buona dose di umiltà potremo raggiungere in pienezza l'adesione a Cristo e dire: Signore, sono peccatore, ma ecco, compi con la tua grazia l'opera che è il tuo disegno che hai su di me.